E ora abbiamo detto, a New York si corrono due gare, una sabato e una domenica, adesso vediamo gli highlights della seconda gara di New York, l'ultima del campionato 2017-2018 del FIA Formula E Championship. All five lights are on. We go green in New York City, and what a good start from Lotterer and the other Tachita and Vern. But Buemi cuts him off. Jean-Éric Vergne ha vinto la sua quarta gara stagionale nell'ultima del campionato ABB FIA Formula E 2017-2018 a New York per concludere una giornata sensazionale di sport per la nazione francese. Il pilota Tachita e neo incoronato campione di Formula E ha respinto le pressioni dell'uscente vincitore del titolo Lucas Di Grassi in uno scontro testa a testa che ricorda il traguardo di questa stagione a Punta dell'Est. La coppia è stata in lotta con il coltello tra i denti durante la maggior parte della seconda fase della gara, con Di Grassi che alla fine ha pesato il rischio e si è accontentato del secondo posto al fianco del suo compagno di squadra Daniel Abt, che ha chiuso al terzo. Il doppio podio e il settimo di Di Grassi in altrettante gare hanno suggellato il titolo delle squadre per Audi Sport Abt Scheffler. Dopo i temporali e le condizioni nuvolose che si sono presentate durante tutta la mattinata, Vergne ha fatto una partenza lampo dal terzo posto su una pista asciutta, salendo in testa alla prima curva e saltando sia il poleman Sébastien Buemi che il compagno di squadra di Tachita André Lotterer. Il francese prima ha guardato l'esterno di Buemi e poi l'interno con una mossa tardiva per prendere il comando e tenere Tachita nel primo posto e nel controllo del proprio destino nel titolo delle squadre. Lotterer, tuttavia, ha anticipato la partenza e gli è stato assegnato uno stop and go di 10 secondi, facendolo arretrare nelle posizioni e mettendo a repentaglio la possibilità della squadra di conquistare entrambi i campionati. Fortunatamente, Vergne non ha subito lo stesso destino e ha tenuto a bada i suoi rivali. Sia Vergne che Di Grassi si sono fermati al 23° passaggio e non sono riusciti a separarsi dopo essere usciti dai rispettivi box, segnando l'ultima volta dello scambio obbligatorio di auto da metà gara, qualcosa a cui i team, i piloti e i fan si sono abituati nei primi anni di Formula E. Vergne ha difeso con fermezza e ha concluso la sua stagione vincente in grande stile sul gradino più alto del podio. La battaglia tra le squadre di testa non era finita perché Buemi ha minacciato di rovinare la festa di Audi. Il pilota della Renault e Adams stava cercando di ripetere la sua prestazione di ieri, ma Abt è riuscito a conservare la sua energia dopo essersi fermato un giro prima e aver assicurato il podio finale e il giro più veloce. Lotterer ha compiuto progressi sul campo fino al 9° posto, ma non è bastato perché a Tachita è mancato per poco, solo 2 punti alla bandiera a scacchi, il margine di vincita più piccolo mai raggiunto nel campionato delle squadre. Felix Rosenqvist della Mahindra Racing ha ottenuto il 5° posto, davanti a Mitch Evans e Nelson Piquet Jr., entrambi della Panasonic Jaguar Racing. Nick Heidfeld ha portato a termine la sua campagna con un 4° punto consecutivo in 8ª posizione, davanti a Lotterer e Sam Bird della DS Virgin Racing al 10° posto. Ora è arrivata la fine di un'altra stagione intensa e imprevedibile delle corse di auto elettriche su strada. La Formula E ora si imbarca in una nuova pausa estiva, prima di entrare nella nuova era a Riyadh il 15 dicembre. An amazing season and to finish with a win is the best way to finish a perfect season this way, and it proves also that even though I won the championship last year, I'm still hungry for more, and I'm already ready for next year and fight again to get another one.